l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Abramo tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Dopo queste cose, fu annunciato ad Abramo che anche Milca aveva partorito figli a Nacor, suo fratello, Us, il primogenito, e suo fratello Buz e Chemuel, il padre di Aram, e Chesed, Azo, Pildas, Idlaf e Betuel. Betuel generò Rebecca. Milca partorì questi 8 figli a Nacor, fratello di Abramo. Anche la sua concubina, chiamata Reumà, partorì figli: Tebach, Gacam, Takas e Maaca. E dopo la terribile 10ª prova, il Signore risponde di nuovo ad Abramo e gli fa ancora una volta la promessa della discendenza, ma stavolta con una solennità e con una forza che prima non aveva. L'espressione «giuro per me stesso» è fortissima. Dio evidentemente non può giurare per altri che per se stesso, ma questa espressione implica un impegno, un legame assoluto. Come Dio è eterno, dunque la sua promessa è eterna. La benedizione di Dio non sarà mai più ritirata da Abramo e dalla sua discendenza. Il fatto è che per la prima volta dopo il diluvio c'è un uomo che, di fronte alla chiamata di Dio, invece di nascondersi come aveva fatto Adamo, risponde: «Eccomi». Proprio a partire da quell'eccomi può incominciare seriamente la storia della salvezza. Questo momento è il vero inizio di Israele e questo momento è il vero inizio della storia di Dio con l'uomo, ciò che noi chiamiamo per l'appunto la storia della salvezza. Perché per la prima volta un uomo ha lasciato veramente, pienamente agire Dio nella sua vita. Naturalmente, noi cristiani non possiamo non pensare alla Vergine Maria e al suo «eccomi», che è l'inizio del Vangelo, perché è l'inizio dell'incarnazione. Che forza, che potenza che c'è in questa parola «eccomi», e come la disponibilità dell'uomo dà modo e potere a Dio di esercitare tutta la sua potenza. E quanto è discreto e delicato questo Dio che non interviene, non agisce senza il consenso dell'uomo. Ecco perché, come Abramo è giustamente chiamato il padre di Israele, noi possiamo a buon diritto chiamare Maria madre della Chiesa, non soltanto perché è la madre di Gesù, ma innanzitutto perché proprio in questo «eccomi» è la capostipite, l'inizio della nostra stessa fede. In quanto prima donna a dire «eccomi» a Dio, lei è l'inizio della Chiesa. Per quanto riguarda il contenuto proprio della benedizione, il testo sembra mettere insieme due cose molto differenti. Da una parte c'è la promessa di una supremazia politica militare della discendenza di Abramo, quando dice «la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici». Però poi aggiunge anche: «In te si diranno benedette, in te nella tua discendenza si diranno benedette tutte le nazioni della terra». Dunque, la promessa di Dio non riguarda soltanto la discendenza di Abramo, ma riguarda tutte le nazioni della terra, perché appunto fa di Abramo un faro che illuminerà il mondo intero. Non è molto facile tenere insieme queste due promesse, tanto che molti esegeti ritengono che siano il portato di due diverse tradizioni che il redattore finale ha
cucito insieme in un unico testo. Per quanto mi riguarda, mi permetto soltanto di notare che queste operazioni di archeologia testuale che cercano di andare a rintracciare dentro il testo dei substrati più antichi sono il più delle volte semplici esercizi intellettuali e comunque non hanno nessuna utilità dal momento che per noi la parola di Dio è il testo finale, non gli eventuali substrati che possono essere rintracciati. Trovo più intelligente risolvere l'ambivalenza di questa benedizione, la duplicità di questa benedizione, facendo dipendere i due elementi l'uno dall'altro, cioè Dio proteggerà Israele dai suoi nemici e farà sì che Israele trionferà sui suoi nemici, fin tanto che Israele continuerà a rispettare la sua missione di essere popolo sacerdotale e quindi di essere a servizio di tutte le altre nazioni. Infine, il brano si conclude con un avverbio molto bello, insieme. Insieme Abramo ed Isacco tornano a Bersabea. Questo indica che ciò che è accaduto non ha rotto la comunione tra il padre e il figlio. E questo è il frutto più bello e più grande della loro obbedienza, dell'obbedienza di entrambi, dell'obbedienza di Abramo e dell'obbedienza di Isacco. Perché appunto fin tanto che entrambi sono nell'obbedienza, ciò che è accaduto, per quanto drammatico, per quanto violento, non li ha divisi. Entrambi avevano accettato di servire Dio fino in fondo e quindi, avendo superato la prova, si ritrovano uniti nella benedizione. Infine, il brano, l'episodio, si conclude con la breve genealogia di Nacor, parente di Abramo. L'unico scopo per fare questa breve genealogia è semplicemente per cominciare a introdurre il personaggio della seconda matriarca di Israele, che è Rebecca, che sarà la moglie di Isacco. Ma naturalmente questo lo vedremo dopo. Soltanto appunto notiamo che qui viene per la prima volta presentata appunto come parente di Abramo, perché è la discendente di suo fratello.